Scambia. Scambia. In Livia's language. Hakaki. Lorenz. Can I look? Devastati dalla scabbia, 39 migranti minorenni dormono in due stanzette dell'Istituto Regina Elena di Catania. Il vero volto dell'emergenza immigrazione lo tocchiamo con mano dopo lo sbarco avvenuto nella stessa città il 28 giugno, al termine di una lunga notte che sembra non finire mai, anche se il sole è sorto già da un pezzo. I fotosegnalamenti al porto sono stati molto lenti. Per cui dalle 7 di sera sono rientrata con i minori alle 1 circa di notte. Sembra una corsia d'ospedale, i migranti arrivano qui perché a Catania non ci sono hotspot, ovvero centri di identificazione e smistamento. Ad ogni sbarco mancano le strutture per accogliere i minorenni, visto che quelle convenzionate con i comuni sono sature. L'Istituto Regina Elena è l'unico in grado di garantire un tetto e un pasto caldo. La protezione civile ha finito anche i materassi. All'ultimo momento si sa effettivamente quanti minori e dove possono essere collocati. Io ne posso collocare 6, me ne spuntano 100. Continuiamo a fare finta che l'emergenza non ci sia solo per non avere un problema poi mediatico. Poche strutture nuove che mi risulta siano state aperte sono già al collasso. Ulteriore problema è quello dei pagamenti. I comuni non riescono a fronteggiare il sostentamento dei migranti e i dipendenti del Regina Elena sono in ginocchio. Siamo in arretrato di metà anno del 2014, metà del 2015 e del 2016 non abbiamo percepito niente.